Allora, Silvia Azzoni è qua con noi, è la prima ballerina dell'Hamburg Ballet e seconda fila palchi qui alla Fenice. Per te, Silvia, è la prima volta a teatro, benché John e i tuoi colleghi ti abbiano parlato di Morte a Venezia quando siete tornati. Molto. Per me è stato veramente tragico perché mi ero fatta appena male, quindi non sono potuta venire. Molto triste perché anche la mia famiglia voleva venire a vedermi, adoro molto Venezia e qui a Venezia sarebbe stato veramente il culmine, uno dei momenti più felici della mia carriera. Purtroppo non è successo, ma finalmente ritorno, ritorno, vengo anch'io questa volta con un ruolo a me molto caro, l'ho ballato molte volte in tantissimi teatri, però è sempre emozionante come una prima volta, quindi per me la prima volta alla Fenice o la prima volta come angelo qua sul palco. Silvia, qual è il percorso che ti ha portato da Torino, tu sei torinese se non sbaglio, ad Amburgo ad essere la stella di Amburgo dell'Hamburg Ballet? Un percorso molto lungo, con tanta passione, tanti sacrifici, però tante cose belle che sono successe nella mia strada, nella mia carriera. La mia insegnante di Torino, di una scuola molto piccola privata, mi aveva detto che in Germania c'erano delle buonissime scuole di danza, quindi ho fatto l'audizione per l'Hamburg Ballet School e sono rimasta 2 anni nella scuola e poi sono entrata nella compagnia. E piano piano ho fatto la scaletta al corpo di ballo, poi piano piano ballando cose solistiche, diventando solista e poi prima ballerina. Se uno guarda indietro, se guardo indietro della mia vita, insomma, ci sono dei momenti bellissimi e dei momenti che uno non posso ancora credere che sono successi, come un sogno che si è avverato e che veramente i sacrifici sono stati tanti, ma non si pensa più ai sacrifici, si pensa solo alle cose belle che sono successe. Qual è, Silvia, il rapporto creativo che si è instaurato e che si instaura tra te e John Neumeier? Già dalla scuola avevo sentito questa è una compagnia drammatica, una compagnia molto teatrale, nel senso che i balletti sì, c'è il linguaggio della danza, ma c'è anche un linguaggio artistico molto emozionante. E quindi sono stata subito attratta perché come ballerina io comunque sono una ballerina più drammatica. La tecnica della danza c'è, naturalmente perché bisogna impararla, bisogna fare i passi. Ma non sono una di queste ballerine tipo Balanchine o del Mariinsky o del Bolshoi che fa 50 pirouette e quindi già come mia natura sono stata attratta da questo lato. John è un artista, un genio dei dettagli, di raccontare le storie, penso unico al mondo e quindi è stato per me veramente un bellissimo sogno che si è avverato entrare nella compagnia e poter lavorare con lui, creare dei balletti come Morta Venezia, che ho creato l'aspetto, come Nocturne, come Verklungene Feste, tanti balletti, adesso non posso dirli tutti. Nello studio si crea un'atmosfera molto intima, molto personale e ti tira fuori tante cose che tu hai in te che magari non sai neanche di avere. Nella terza sinfonia tu danzerai, secondo i dettami di John, l'angelo. Ci parli di questo personaggio, si può dire così? È una suggestione, un personaggio? Cos'è l'angelo? Veramente è l'essenza dell'amore, non è veramente una persona. La terza di male, io come personalmente la vedo come una storia, la vita di un uomo che attraversa varie fasi nella sua vita. C'è la guerra, magari il primo amore, l'attrazione a mondi diversi dal suo, la morte, che comunque lui la vede molto vicina, e alla fine di tutta questa vita uno si rende conto di che cos'è veramente l'amore vero e puro, e si vede nei bambini, nella loro ingenuità, nella loro naturalezza, nella loro naività anche comunque. Quindi l'angelo è questa parte dei bambini molto, molto innocente e che noi adulti guardiamo in loro
questa loro purezza che vorremmo avere per sempre, ma che ormai con tutta la nostra vita e le nostre esperienze non abbiamo più, l'abbiamo persa. Quindi lui vede questa visione dell'amore. L'ultimo tempo della terza sinfonia è quello che l'amore mi dice, e in musica sappiamo come va a finire. Con la danza, come termina il vostro ingranaggio, il tempo della sinfonia? Penso che si possa, ascolto sempre il pubblico, gli amici o i miei genitori che vengono a vedere questa sinfonia, e tanti hanno delle interpretazioni diverse. Molti dicono: ma questo uomo muore e tu sei la morte, questo uomo vede te come l'amore impossibile da avere. Io invece penso che sia proprio veramente lui che si rende conto, dopo tutte queste esperienze, che cos'è l'amore puro e che nessuno lo può possedere. Quindi lui cerca di prenderlo, ma è l'amore per tutti, quindi lui deve comunque lasciarlo, sentire questa sensazione, ma lasciarlo per tutti per avere questo piccolo pezzo di esperienza amorosa. Grazie Silvia Azzoni, e cosa si dice in questo caso? In bocca al lupo? Si può dire? Sì, crepi. Bene.